Playlist, il web magazine della Regione Piemonte. In questa puntata vi portiamo alla Reggia di Venaria Reale a visitare un'inedita mostra sulla storia della moda. Un viaggio nello stile italiano dal 1861 ad oggi, dalle donne del Risorgimento agli artisti del futurismo, dalle dive del cinema agli stilisti contemporanei. E la mostra Moda in Italia, 150 anni di eleganza. Non poteva iniziare che con l'abito indossato da Claudia Cardinale nel film Il Gattopardo, l'omaggio alla moda italiana nelle sale della Reggia di Venaria. Un affascinante percorso tra storia e immaginario, con oltre 200 abiti, suddivisi in due sezioni. Nella prima, dedicata alla moda nel Regno d'Italia e fino agli anni 50 e 60, l'eleganza diventa gradualmente un tratto distintivo dell'identità nazionale, come testimoniato dagli abiti indossati da Eleonora Duse e Gabriele D'Annunzio e dai pezzi unici della collezione Tirelli Trappetti. Tra stoffe pregiate e pizzi lustrini c'è da perdere la testa. È negli anni 70 però che si afferma il vero Italian style. Con la rivoluzione dello stile a seguito del 68, il prêt-à-porter e la moda minimale, il gusto nel vestire diventa un fenomeno prettamente italiano, caratterizzato da inventiva, flessibilità, produzione seriale e un successo riconosciuto in tutto il mondo. La mostra è visitabile fino all'8 gennaio 2012. Per ulteriori informazioni www.lavenariareale.it. E adesso andiamo a scoprire le novità del trasporto ferroviario regionale sulla linea Torino-Milano. Il treno regionale veloce proveniente da Milano Centrale è in arrivo al binario. La Regione Piemonte ha stretto con Ferrovie dello Stato e Trenitalia un'alleanza per la qualità, un accordo per potenziare il servizio di trasporto regionale, migliorare il comfort dei viaggiatori, in particolare quelli disabili, e semplificare l'utilizzo dei treni. Io vorrei fare questa prima considerazione. I dati che noi possiamo fornire sono che in generale la puntualità dei convogli è cresciuta di molto, perché è cresciuta di un 26%, e la qualità percepita da parte dei clienti è aumentata del 35%. Insieme a Trenitalia abbiamo condiviso la necessità di incrementare però i nostri obiettivi. La nostra prima fase, che parte dal dicembre del 2011 e che noi abbiamo registrato sotto questa alleanza per la qualità, individua nella Torino-Milano un progetto pilota che gradualmente verrà esteso ai collegamenti interpolo di tutto il resto della regione Piemonte. Noi abbiamo complessivamente, quindi dall'11 dicembre, 1400 nuovi posti a sedere al giorno. Dalla stazione di Porta Susa noi saremo in grado di garantire un cadenzamento ogni mezz'ora nelle fasce di punta. Maggiori informazioni sulle iniziative promosse dalla regione sono disponibili sul sito www.regione.piemonte.it nella sezione Viaggia Piemonte. Infine vi segnaliamo il finanziamento bancario agevolato per progetti di importo fino a 40.000 euro per giovani e donne che fanno impresa. Tutte le info sul sito della Regione Piemonte. Arrivederci alla prossima puntata di Playlist.